Bella ragazzi, qua è Lello. Oggi siamo tornati su Mi cago sotto come un disgraziato, parte. No, dovrebbe essere questo. Mi ricordo. Comunque, sto registrando un paio d'ore dopo il precedente video. Quindi mi sono calmato un attimo perché nell'episodio precedente è successo di tutto. Esattamente, eravamo incastrati qua. Un tipetto che ci dava dietro. Ora la vera domanda è: riuscirò a fare 2 metri senza prenderlo dietro? Allora, che avevamo? Allora, barattolo di vetro con acido. Ok, quindi dovevamo andare ad aprire la porta con il lucchetto nuovo. È solo un problema. Io ho giocato 3-4 ore fa. Non mi ricordo un cazzo praticamente, non ho fatto questa cosa. Era di qua se non sbaglio. Get her back. Andiamo. Ah! Devo spaccarlo anche. Ok, sì. Cazzo, via! Ingresso alla cisterna. Uff! Calpestando con attenzione a terra sconosciuta, si guarda indietro verso i suoi compagni di viaggio. L'ha guidato con l'ala del suo cappello con un addio finale. E voi gli state dicendo: dov'è il microfono? Bene, me lo sto chiedendo anch'io. Per fortuna, spero si senta bene. Oh, un posto brutto. Dalla registrazione, tra le altre cose, vedo molto ancora più buio di come dovrebbe essere. So you use the drain sewers as a means of Un transport? pixel che non. Yes, they were Che mi built to sembrava che divert avessi water from an tipo underground spring qui and are quite un pallino spacious. così It bianco. seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Allora, è successa una cosa molto simpatica, chiamata sono un coglione, non ho letto un cazzo. E niente, di là non lo so. Boh. Esploriamo, esploriamo. L'acqua troppo profonda per poter attraversare in sicurezza. Grazie al cielo perché io con l'acqua ho brutti ricordi. Sono particelle e quindi deduco che debba andare di qua. Ti prego. Puttana deva. No, vi prego, non mi fate tornare indietro, non c'ho voglia. Allora. Qui c'è un tubo nel mezzo. Lo vediamo se riusciamo a buttarla giù. Dubito che funzioni, però ci si prova. Ok, non ha funzionato. Questa qui se la tonfo. Comunque lubrificata. E io ci avrei l'olio, ma non vorrei usare l'olio. Perché qualcosa mi dice che dovrò tornare indietro? Ma a questo posto non c'è niente, non c'è un acciarino, non c'è olio, zero. Se facessi tipo così? Niente. Di qua sotto non mi ci fa andare, quindi non c'è niente. Di qua non c'è niente. E niente, mi sa che devo fare
trasportare l'olio. Come non ho detto? Cazzo, devo rendermene conto che era olio. Non si vede neanche, è più scuro. Lo mettete nell'ombra. Quindi, per fortuna, non sono bloccato. Ecco. E via, è quanto danneggiato dall'impatto. Quindi un bel sassolino risolve tutto. Adesso ci chiappassi. Anzi, il mattone, vai. A meno che... Aha! Si può fare. Su. E di nuovo giù. A posto. Ok, quindi ora sappiamo come possiamo salire anche le scalozze. Ma stiamo andando esattamente... Che m'ha scritto? Memoria attrezzatura macchina, non mi interessa. Promemoria, eccolo qui. Ripara la macchina alimentando il ponte esterno. Mentre la fogna deve essere prima prosciugata. Quindi ripara la macchina alimentando il ponte esterno. Quindi, siccome questo di qua mi pare di aver capito che non funziona. E infatti dovrò andare di qua alla cisterna. La luce blu lo accecò, come aveva fatto all'interno di quella tomba buia in Algeria. Era solo affascinante e provò ad avvicinarsi, ma la mano ferma del barone lo tenne indietro. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo, c'è del sangue nell'acqua. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Io stavo pensando una cosa, no? Ma un castello come questo, cioè con 8 milioni di metri quadrati. Ma c'è un pesce. Cioè un'infinità di metri quadrati. Delle fogne. Cioè praticamente c'è di tutto qui dentro. Ci potrebbe vivere praticamente tutto il mio paese. E probabilmente alcuni non si incontrerebbero neanche. Allora, eccomi qua. Allora, piccola interruzione. Allora, ero rimasto che ero tappato qua. Comunque ho dovuto staccare un attimo perché avevo un filo di mal di stomaco. Vorrei evitare di restare in acqua a lungo per ovvi motivi. Comunque, ecco la scoperta che abbiamo danno da caduta in questo gioco. Quindi no! Ah, culo. Che cazzo è? Mica sarà quello che penso. Indirizzo di nuovo l'acqua della fogna. 7th of August 1839. Ultraistinto. Even while traveling, Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. Ok. Nulla di importantissimo. E quello lì serve a raccontare, diciamo, la storia. Ora io vorrei capire perché si è spento tutto. Comunque ci stanno rifornendo un po' troppo di olio. Non ho ben capito che è successo, però va bene così. Sali su, sali. Oh, sali. Beh, allora no. Ho il gran sentore di non essere da solo qui dentro.
No, non c'ho st'idea. Dai che non sono al buio, ci si vede abbastanza bene qui, eh. Tutto illuminato con questo verdolino. Adesso questo gioco funziona tutto tirando la roba, no? Non è che magari devo per forza tirare una leva. No, ormai sono un esperto di questo gioco, cioè... Non sarò neanche a un terzo del completamento, però... Dio, boh, no! Ok, un'altra letterina. 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, suddenly the blue light was stained by strains of red and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth. Quindi tutto gira intorno a questa sfera che è stata trovata, no? E che a quanto pare c'ha questi poteri mistici che la difendono. A quanto pare fa luce. Però dopo un tot dice che ha fatto queste fiammate rosse anziché blu. Indicano qualcosa. No! È tornato. Non ci credo, è tornato. Veloce, aia! Quel rumoraccio lo riconosco ormai come fosse la mia voce. Quel coso in acqua. Mount of August, 1839. It is still early. And Alexander is busy preparing for the ritual. I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true. Qui non c'è nulla di nascosto, allora io girerei questa. Questo è di nuovo l'acqua della fogna, quindi questa qui presumo sia l'ultima. Farci un mantenuto idraulico. Allora, devo arrivare laggiù. Corri. Corri. Oh. Allora, ingresso della cisterna. L'ingresso della cisterna che c'era? Nulla, no, niente, era qua su. Per un secondo ho panicato. Questo se faccio così dovrebbe riportarmi su. Quello, se faccio così non succede niente. Se vado in sala controlli che c'è, non c'è lo stato. La traccia rossa scoppiò dalle pareti appena iniziarono a sanguinare. Urlò di paura appena la vista e iniziò a consumare lo scintillio blu. Che brutto posto. Herbert, how did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Allora, questo posto mi sa tanto di tanta roba nascosta. Devo dire che ci metterò un po' a controllarlo. Ah. Bloccato, bloccato, bloccato. Allora, pensavo peggio. Quindi qui non c'è nulla. Di qua ora vedo altri pesi. Quella non si legge. Questa non c'è niente.
Di qua non c'è niente. Sì, è palese che c'è un rompicapo da fare con sti cosi, però voglio essere sicuro che ci sia tutto. C'è tipo questo rumore tipo clang. Ok. Quindi effettivamente serviva di ascoltare quel rumore. Allora, un cancello pesante. Ok. L'uscita c'è. Poi da questa parte vediamo un po'. Tante leve. Sono tutte bloccate. Allora, vediamo un po'. Sono un attimo più silenzioso del solito perché sono un po' concentrato a capire dove Cristo Dio sono finito e cosa sta succedendo. Il lavoro e la meditazione convestita in questa macchina sono ineguagliati. Sono trascorse generazioni e generazioni da quando ho provato la prima volta a ricostruire il progetto che ho trovato sul cavalletto di legno. I limiti di questo mondo hanno reso il mio lavoro estremamente difficile. Mi hanno costretto a costruire la casa almeno un centinaio di volte più grande rispetto al delicato aggeggio che cerca di imitare. Cioè, per non parlare del flusso di vaglieri addolciti crudelmente rimpiazzati dal vapore pressurizzato che si fa avanti tra tubi e turbine. Per vergognare pensare cosa avrebbe pensato l'inventore circa il mio mostro. Dove lui lavora con una lente di ingrandimento per montare attentamente tutti i pezzi, io ho 5 uomini per alzare una torre di ferro battuta con della speranza che ha anche solo una piccolissima parte della potenza del medaglione viaggiatore. Che abbia anche solo una... Allora, quindi sarebbero 2 in alto e 2 al centro. Se è come l'altra... va rifatto uguale uguale. E così. E così. No, sbagliato. Su. E su. A posto. Olio, acciarini. Qualcosa. Attenzione, manovella di legno. Sì, sono io. Daniel, sono io. Ma chi è che mi ha parlato e esattamente da dove? Manovella per una macchina. Comunque ho visto che ora come ora abbiamo veramente tanto tanto olio. Cercherò di non fare come nei primi episodi che lo sprecavo come uno stronzo. No, veramente nei primi episodi ne stavo abusando pesantemente. E non c'è niente. Non c'è niente. Quanti ne ho? 21, questa si può accendere. Allora, qua mancano i tubi. A quanto ho capito sono i tubi che ho trovato al giro finora. Non sbaglio, uno era qua. Eccolo qua. Vediamo, quindi questo qui dovrebbe andare qua. Ah, ok, no, si automette a posto da solo, perfetto. Di qua c'era qualche tubo? Non mi pare. Come l'ho detto, sono stupido. Perché effettivamente qua sono collegati solo quelli, per due non servono a niente. Ok, perfetto. Ho buttato via non so quanto tempo per fare questa. That's a lot of damage! Dicevo, prima che rompessi tutto. Ho buttato via un sacco di tempo per cercare quell'altro tubo che non ho trovato.
Per fortuna mi è venuto in mente di pensare. Nel senso che ci deve essere un modo per terminare il rituale prima che fosse troppo tardi, dovevano seguire i nostri amici che hanno detto. Quindi ora questa qui va giù. Ponte bloccata, necessita di una spinta. Ma come mi faccio a indovinare? Ci devo lanciare qualcosa sopra. E... il mattone andrà bene? Qui è stato un parto veramente. Olè. Il mitico mattone. Che bello quando leggo queste cose. Comunque noi ci vediamo al prossimo episodio, perché sono a corto di tempo. Lasciate un commento, un mi piace, fatemi capire che la serie vi sta piacendo, iscrivetevi, attivate la campanellina così vedrete in diretta quando usciranno i prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!